Buongiorno, ci troviamo all'esterno della mensa dei poveri. È ora di pranzo. C'è una lunga fila di persone che attende il suo turno per avere un pasto caldo. Raccogliamo la straordinaria testimonianza della signora... Piera Silvana. Piera Silvana. Silvana di nome o di cognome? No, di nome. Ah, di cognome quindi. Ma sentiamo dalla sua viva voce. Come mai signora Silvana si trova qui a quest'ora? Per mangiare. Ma non può fare la spesa come tutte le altre donne? No. Certo, è più comodo trovare il pranzo già pronto che doverselo preparare. Ovvio. Ah, le piace la vita facile. Magari. Quindi lei è senza dignità. No, sono senza lavoro, senza pensione e non ho più neanche un marito. Perché? Si è messo con una più giovane di lei? No. Allora è morto? Sì, di mesotelioma pleurico. Di cosa? Mesotelioma pleurico, quella malattia portata dall'amianto. E quindi? E quindi è morto. Ma lei no, lei è viva, non produce alcun reddito e vive a spese dei servizi sociali. Veramente se sono qui è perché il comune il sussidio me l'ha tolto. Dicono che è colpa del fiscal compact. Di cosa? Il fiscal compact. Sa, devono tagliare le spese. Non ci ho capito un granché, so solo che è una cosa che ce la chiede l'Europa. Quindi lei è una non euro. Lei vuole uscire dall'Europa. No. Io l'Europa la voglio cambiare. Io voglio un'altra Europa. Prima le persone. L'altra Europa. Con Tsipras. Allora, capito? Sì. Bene. Mi ripeta che cosa propone l'altra Europa con Tsipras. E la faccia breve, per favore. L'altra Europa con Tsipras propone di sospendere il nuovo sistema fiscale europeo e cancellare l'obbligo al pareggio di bilancio ogni anno che impedisce ai Paesi membri l'uso di politiche fiscali come strumento di stabilità e crescita nei momenti di crisi.